Un cordiale saluto ragazzi e benvenuti a questa nuova live reaction targata Nico 91 e targata The Click. Ma prima di tutto vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per avere tutte le notifiche riguardanti i nostri contenuti. Quindi iscrivetevi e mettete mi piace. Juventus Empoli, partita che sulla carta sembra facile, ma non lo è. Dobbiamo arrivare carichi, pronti per il big match contro l'Inter di settimana prossima, quindi fra 8 giorni, in quel di San Siro, per provare a dire la nostra sullo scudetto. Sapremo già anche i vincitori della Royal Rumble quando uscirà il video, e Reigns sicuramente sarà ancora campione. Detto questo, andiamo via con la reaction e vedremo se saranno gioie, o se saranno dolori, o se saranno smadoni. Vai con la reaction. Allora, formazione, tre in porta, Tech, difesa Gatti, Bremer, Alessandro. Alessandro 1, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostić, quindi centrocampo 5, dietro 2 punte, Vlahovic, no Yildiz, Milik, mi correggo. Empoli si schiera Caprile, Luperto, Valdez, Ismaili a 3, centrocampo Kakaç, Male, Grassi, Zukowski, Yasi, 2 punti, Cambiaghi c'è. Che cavolo fa Bremer? Ha beccato qualcosa nel terreno, che si è imbellinato? Che è successo? Attenzione, l'Empoli qua fa una cagata. Dusan, attenzione, però qua viene fermato in tempo. Ah, che brutto tacco che ha fatto Miretti, cazzo. Locatelli, McKennie per Gatti, cross, respinto, McKennie ancora, Vlahovic, però viene fermato. McKennie, metti là in mezzo, attenzione, colpisce di testa. No, non è aperto questo. Miretti. Kostić. Uno contro uno Kostić non è fenomeno, lo sappiamo. Questo però è il fallo, però, eh. Lasciano andare avanti Locatelli. Prova il tiro, respinto. McKennie. No, no, che brutto. Si è pestato i piedi da solo McKennie qua. Questo è fallo però. No, l'arbitro non fischia, adesso fischia. Dopo 300 tentativi che c'è fallo. Però ci prova. Prova il tiro, mamma mia. In due tempi, il portiere dell'Empoli. Bravo, bravo. No, no, si è fatto anticipare. Testina di Miretti. Madonna, Milik. Ma vai a fanculo, Milik. È pure ammonito perché è stoppato. No, rosso. Check-in red card? No, non c'è rosso. Check-in no. Dicono no. Ah, ci manca solo il rosso di Milik. L'intervento di Milik attiva l'espressione dell'arbitro Marinelli. No, se si fa buttare fuori quel palo nel no, so. Adesso vanno a vedere se c'è rosso per Milik, così stiamo in 10. Mi sa che lo butta fuori. Mi sa che butta fuori Milik. Imbecille, veramente. Lo butta fuori. Non vedevano l'ora. Lo vedevo già sospetto che era da rosso questo. Arancione misto rosso. Lo butta fuori. Non è giallo, rosso. Fai un intervento stupido, ovvio che ti buttano fuori. 18 minuti a dormire, Milik. Dai, ma dai, ma dai, Alessandro, ma ha mandato in panchina, su, ma che passaggio è? Ma dai, Alessandro. Mamma mia, ma chi ti mette in campo? Vorrei capire chi ti mette in campo. Sempre quell'allenatore lì che ti mette in campo titolare. Dio mio. Vorrei capire il genio che ti ha messo titolare oggi. Meno male che prossimo anno non ti vediamo più, Alessandro. Ma ragazzi, svegliate e svegliare con questi errori che stiamo facendo. Attenzione, mamma mia! Parata sul tiro di Cacace. Ma che cazzo fai? Tocchi di tacco di merda! I tocchi di tacco di merda di Miretti! Cazzo fai? Dai, tira! Ma vai! Ma dai, a cagare, che tiro di merda! Miretti, dai, hai fatto una cagata Jasi qua. Sei un bidone, sei un bidone, ma non puoi mettersi 2 ore a tirare. Eri liberissimo.
sul primo tempo 0-0, partita complicata, partita tosta, partita difficile, per via dell'espulsione di Milik. Dobbiamo fare di più. Gol da parte di Dusan Vlahovic, e la sblocchiamo, anche in un uomino, anche con un uomino la sblocchiamo, sempre lui, Dusan Vlahovic, 1-0. Mamma mia, che cagata che ha fatto l'Empoli, Vlahovic, passaggio qui, no, che Cambiaso è scivolato. Sono scivolato, mi direbbe qualcuno. Cambiaso. Ma non c'è nessuno, non crossare, ma non c'è nessuno. Tienila, dagli la sinistra. Ma UEA che era, McKennie, scusa, che era libero. No, ho voluto fare un cross dove c'era il fantasma. Errore qua dell'Empoli. Però aiutatelo, guarda, non c'è un cane di nessuno, raga. Madonna mia, che pallone abbiamo perso qui, però Gatti, anzi, attenzione, all'improvviso sorprende anche Scesni 1-1, pareggio dell'Empoli con Lonza. Sembrava non ci fosse lo spazio per calciare, ora tra un po' ritardo forse lo capire deve andare a chiudere proprio il piede, ragazzi, una traiettoria che è passata forse da tante gambe e sorprende Scesni. Con il destro, Baldanzi trova un gol pesantissimo, il secondo del suo campionato, dopo la Salernitana, all'interno di una stagione che sarà anche difficile, per come aspetto fisico, per qualche difficile adattamento tattico, ma questo è Tavicchio, un giocatore che anche con il piede meno preferito, mettiamola così, bel gol. Madonna mia, Alessandro! Entro Healing e Indiz. Guarda, non abbiamo nessuno in attacco. Siamo disuniti, chiusi in difesa. Non c'è nessuno in attacco. Come possiamo fare il gol? Come puoi fare il gol? Cioè, no, non è uscita! Dai! Ho stato ancora una volta di avere la capacità di gestire il contatto fisico, non nell'ultima occasione, anche perché era stato dall'occasione precedente. Pazzini. Qualche minuto anche per Pazzini. Insieme a mezzo a campo al posto di non scrivere molto Zinkowski. Esce Zakiet Zinkowski. Entra Pazzini. Continua a urlare, urla sto cazzo. Ma tu sei creato una formazione veramente anticalcio, dove poi quello che poteva farti l'anticalcio ti si è fatto espellere come un imbecille. Non so io quanto dargli il rubro di 5 o 4. Va bene, dai. Finiamo sta agonia. Gli interisti potranno festeggiare lo scudetto. Finito campionato, ragazzi. Devi fare i punti con queste squadre, pareggi con l'Empoli, perché un tuo imbecille di giocatore ti si... Corner, dai ragazzi. Non si perde tempo. Prima accelerazione di quello sempre vantaggio. Perché forse lì. Ah, perché ha preso la pallonata. Adesso deve recuperare arbitro.
Recuperarla questa. Sarà probabilmente una pendice alla recupero, continuano le indicazioni frenetiche della partita della Juventus. Santi Caprile va molto preoccupato in questa zona di attacco. Ragazzi, dai, sbilanciamoci, ragazzi. Pietro, io non ho parole, dico solo una cosa. Ringraziamo Milik, se quest'anno lo scudetto ce lo segniamo. Inter campione d'Italia, complimenti all'Inter, 20° scudetto, a meno di carta che non lo vincerà. Sarà molto tosto. Grazie a tutti, ciao a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti.